Ciao ragazzi, bentornati sul canale, qui sempre Raziel. Oggi mi sento di usare le tagliole perché torniamo in Dead by Daylight, andiamo con le trappole per orsi, con per l'appunto il Trapper. Devo dire che è un personaggio molto molto sottovalutato da certe persone perché pensano che sia OP l'infermiera col teletrasporto, perché pensano che lo spettro sia OP con l'invisibilità. In realtà le dinamiche che questo fantastico cacciatore usa con le trappole sono forse le più equilibrate, le più utili del gioco, per cui mi sento anche di dire che forse è il killer in assoluto più forte di Dead by Daylight, se usato chiaramente correttamente. Io ovviamente non lo so usare, quindi andremo a vedere che cosa riesco a fare. Tra l'altro si è azzerata la stagione, quindi si è tornati tutti a livello 20, potrebbe essere che troveremo dei sopravvissuti anche più scarsi di noi magari, però andiamo a vederci questa nuova partita in Dead by Daylight, vai! Eccoci ragazzi, tornati su Dead by Daylight e oggi siamo in compagnia del Trapper. Trapper che non uso da un po', a dir la verità, perché è un killer molto bello, ma il discorso è che non mi ci trovavo all'inizio perché non sapevo bene dove trovare le trappole, dove metterle. Invece adesso qualcosina in più la so, però è anche vero che non gioco a Dead by Daylight da un po' di giorni perché ho avuto da fare, quindi hanno azzerato la season, è ripartito da capo il rango, quindi siamo di nuovo tutti a livello 20 e vabbè, insomma, facciamo presto a recuperare forse, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Iniziamo ad andare a presidiare un po' di generatori con le nostre trappoline. Io direi di poterla mettere anche qui, vicino a questo bel generatore. E poi andiamo a prenderne subito un'altra da andare a piazzare in giro. Però io la sto schiacciando la trappola e tu non me la fai prendere, brutto maiale. Perché mi hai cambiato il keybinding? Sì, va bene, poco male, poco male. Trappole su trappole. Oh, qua ne ho già visto uno. Ne ho visto uno che è qui dietro. No, che uno, ne ho visti 7 o 8. Vieni, 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 amico. Vieni, amico mio. Dov'è che sei, piccolo? Oh, eccoti. Mi spiace. Mi spiace, ma ti sentivo proprio nitidamente a lamentarti. Sì, sì, ia. Là. Mettiamo la bella trappolina apposta per te. Prendiamone un'altra e andiamo in giro a vedere dove che sono i tuoi amici. Mettiamo una trappola, ecco. Oh, ma guardalo. Quello lo possiamo lasciare là a strisciare. Tanto noi prendiamo questo. Vieni qua, amico. Amico Fritz. E vacca boia, se li abbiamo feriti tutti, li stiamo maciullando. Thank you.
Là. Dov'è che è il merdino qua che striscia? Ma possiamo anche lasciarlo là. Guarda qua chi c'è. Ciao. Porco Giuda. Vieni qua. Ce n'è uno che striscia ferito come un verme. E questo che ora abbiamo preso. Li abbiamo presi quasi tutti a turno e li abbiamo messi sul gancio tutti. Direi che non è mica male. Non è mica male affatto. Ora ce ne sono due feriti. Uno è stato guarito, porca miseria, uno ferito. Dove saranno andati? Vieni qua a pezzo. E tu chi sei dei vari? Quello che mancavi all'elenco? Li sto mettendo tutti su sto cazzo di gancio. Ce li stiamo mettendo tutti, ragazzi. Ce li stiamo mettendo tutti. Bene. Adesso andiamo a prendere un'altra trappolina qua. E adesso portiamo te al gancio. Ah, ah, ah. Che bello. Hanno liberato, forse si sono curati. Ma stiamo facendo un casino di punti perché continuiamo a prenderne e a buttarne. Guardalo qua. Eccolo qua. Dov'è che sei andato? Va bene, uno l'abbiamo preso. Prendiamoci questa. E andiamo alla ricerca degli altri. Sto parlando meno del solito. Perché, sì, perché sono un attimo più impegnato a pensare a cosa cavolo fanno questi che hanno attivato il primo generatore. Oh, che bravi che siete. Un generatore. Era questo che voleva rompermi il gancio, brutto. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Là.
Andiamo su qua. Questo qua sulla collina. Forza. No, 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 fare così. Ecco, fanculo. L'hai fatto. Dov'è che sei? Eccoti qua. Ciao amico mio. Andiamo sul gancio, dai, 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 che ti diverti. Dai che ti faccio fare un giro sul gancio. Questo giro, sì, ti devi divertire qui. Guarda, eh. Voilà. Perfetto, siamo a due. Ok, hai deciso di morire? Perfetto. Ha deciso di morire. Allora andiamo a cercare gli altri due amici di costui. Forse sono proprio qui. Guardalo qua. E uno te lo sei preso. Dove vai? Guarda che ti ho visto questo giro. Forse. No, non ti ho visto. Sì, sì, ti ho visto. Ti ho visto, scusa, scusa. È che all'inizio mi sembrava di no, ma poi invece c'eri. C'eri e come. Dai amico, non farla lunga, devi morire, è fine, lo so che adesso ti divincoli perché avrai il perk per divincolarti di sto cazzo di cane, di figa di Mao Zedong, eccoti qua, sei giù però, dov'è che vai? Oh, guarda qua. C'è il tuo amico. No, no. Dove cazzo laghi? Non laggare, vecchio. Non laggare, vecchio. Ti ho detto di non laggare. Ah, mamma mia, questi che laggano. Che fatica. Penso sia la partita più assurda della storia. E meno male che la sto registrando. Non riesco a parlare perché... Però, veramente... Non scappano bene. E ora questo ci finisce sul gancio. Perfetto. Ne manca uno, che sarà la botola. Oramai penso che sia la botola. La starà cercando. No, non la sta cercando la botola. Sta cercando di veramente hackerare. No, non sta. Dove cazzo sei, amico? Eccoti qua! Oddio! Oddio, è qui. Ha trovato la botola. Ha trovato la botola. Vabbè, però ragazzi, abbiamo fatto una partita discreta, direi. Assolutamente sì. Mi è piaciuta molto. Abbiamo fatto... i nostri punticini, scusate se ho parlato poco, addirittura 21.000, però ero abbastanza impegnato anche perché non giocavo da un po' con il Trapper e devo dire che mi è piaciuto veramente tanto, quindi andremo a vedere cosa succederà nel prossimo episodio, andremo magari a usare il Mandriano con la sua sega elettrica e se il risultato fosse questo, evviva!
Beh, direi ragazzi che come caccia è stata prolungata, per quanto è durata poco, ma sono successe tante cose. Chiedo scusa se ho parlato meno stupidamente, meno demenzialmente del solito, ma perché ero concentrato, nel senso che lo tornavo a usare dopo tanto tempo, per cui devo dire che ero centrato sulle dinamiche di gioco e quindi non riuscivo tanto a parlare. Portate pazienza, adesso che abbiamo visto che anche questo funziona abbastanza bene, nel prossimo episodio dove comparirà sicuramente cercherò di trovare delle tematiche anche lui specifiche, come c'era l'infermiera col clisterino, qui vedremo cosa ci inventiamo per le trappole. E io come sempre ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se vi fosse piaciuto vi invito a commentare, a condividere, a lasciare un like e se non foste iscritti al canale di iscrivervi perché aiuta a crescere e non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao alla prossima!